venerdì, miei carissimi amici, come state? Bentornati sul mio canale In Cucina con Meg. Oggi facciamo una ricettina che è proprio, proprio, proprio buona, sfiziosa, stuzzicante. Facciamo le arepas sudamericane. Dovete sapere che parte della mia famiglia vive in Sud America. Ho dei cugini che sono nati e cresciuti lì. Nel tempo, ovviamente, ci siamo incontrati e insomma, tipo un po' caramba, che sorpresa, ma non è vero, ci conosciamo sin da quando siamo piccoli più o meno, con alcuni, poi dipende. Ah, mi sto dilungando su una cosa, così, vabbè. Comunque, dicevamo, è proprio perché comunque ci frequentiamo, un po' le tradizioni si mischiano, loro ogni volta che li incontro vogliono che, soprattutto mio cugino Salim, vuole che gli preparo qualcosa di italiano, quindi la lasagna, la pasta al ragù, tutte queste cose qui. E io invece voglio sempre che lui mi prepari qualcosa di sudamericano. E tra le mie cose preferite c'è l'arepa, che è una focaccina fatta con farina di mais cotta in padella. Buonissima ed è super versatile perché la potete utilizzare come il pane ed è facile da fare, non contiene grassi. Ed è buonissima. Oggi vediamo come prepararla e faccio anche qualche abbinamento con qualche insalatina, qualche manicaretto di quelli che ci piacciono a noi. Inoltre ne faccio una versione alle erbe, quindi è come, cioè non è che ho scoperto l'acqua calda, sono sicura che esista gente che la fa con erbe, spezie varie, credo, non lo so, oppure forse è tipo un'eresia che tipo mettere la panna con la carbonara, non lo so, me lo dirà mio cugino quando vedrà questo video. Andiamo a vedere subito che cosa ci serve per fare questa arepa perché è semplicissima. Farina bianca di mais, c'è una marca che si trova in tutto il mondo, credo, che io compravo all'Auchan, qua compro da Tesco o al Lidl, ce l'hanno sempre, che è questa marca qui. Allora, prima di tutto nessuno mi ha pagato per farvela vedere, cioè questo è. Secondo di tutto, questa è la farina che mi ha detto mio cugino che è la migliore per fare appunto le arepa. Una volta aperta, conservatela in frigorifero perché si conserva meglio rispetto che conservata in dispensa. Per le mie insalatine faccio una versione con feta e pomodorini ed una versione con questa sorta di zucchina che qui si chiama marrow ed è, credo che sia della famiglia delle zucche però, o delle zucchine, forse sono della famiglia, della stessa famiglia entrambe. Insomma, non lo so, ha un sapore leggermente più farinoso rispetto alla zucchina, però è molto buono e rinfrescante. E lo abbino a dello scalogno. Come erbette, io ho dell'aneto, della menta e del basilico. Ovviamente, proprio perché questa ricetta è versatile, potete utilizzarla come preferite. Andiamo subito a vedere come prepararle. In una ciotola capiente ho messo la farina di mais da sola, così se volete un pizzichino di sale. E dell'acqua. C'è chi ci mette anche l'olio, ma mio cugino mi ha detto assolutamente niente olio. Se volete un po' d'olio nella padella, se non è abbastanza antiaderente, però acqua e farina è esattamente quello di cui avete bisogno. Andiamo quindi a lavorarlo con le mani perché dobbiamo controllare che la consistenza sia quella necessaria. Andiamo a rompere tutti i grumi se ce ne dovessero essere. Io sono arrivata a consistenza. Per circa 500 g di farina ho usato 1,5 litri d'acqua. Sarà leggermente appiccicosa, ma non si appiccica alle mani e comunque gli rimane la forma che gli andiamo a dare. Quindi questa è la consistenza perfetta. Vado quindi a mescolare le mie erbe a metà dell'impasto e adesso sono pronta per fare le mie focaccine. Spolverizziamo un pochino la superficie. Fare queste focaccine è veramente semplice, in genere si dà una forma piuttosto arrotondata. Un'ottima ricetta per chi vuole mettere i bambini con le mani in pasta ed è perfetto per la manualità e si dice che in età prescolare sia molto importante farli giocare con le mani per acquisire una determinata manualità che li aiuterà poi
ovviamente a scuola. In una padella antiaderente che deve essere caldissima andiamo a cucinarli, però quando li cuciniamo abbassiamo il fuoco, così si cucineranno bene all'interno senza bruciarsi all'esterno. Questa ricettina vi sia piaciuta, come al solito trovate giù nel box informazioni tutte quante le informazioni per sapere che cosa ci ho messo, che farina ho usato, che ingredienti ho utilizzato, ovviamente il link alla ricetta completa nel mio blog dove sparlo a vanvera come sempre, e trovate anche tutti i link per Facebook, Pinterest, Instagram. Ho un nuovo Instagram se vi dovesse interessare, ci sono 4 foto, però insomma, volevo pubblicare qualcosa che non fosse soltanto relativo al cibo e quindi ho creato un nuovo Instagram. Quindi detto questo, fatemi sapere se vi è piaciuta la ricetta, se le avete mai provate, se le proverete a fare, e io vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo venerdì prossimo con una nuova ricetta. Ciao!